Per incompetenza territoriale il Tribunale di Perugia ha trasferito il processo per gli appalti per i grandi eventi da Perugia a Roma. Un'organizzazione cinese dedita ad evadere il fisco è stata scoperta dalla tenenza di Città di Castello della Guardia di Finanza. Gli impatti del cambiamento climatico sulla disponibilità di risorse idriche e sugli eventi alluvionali al centro di un convegno a Perugia. Il 1° dicembre prossimo tornerà la giornata mondiale per la lotta all'HIV. Sentiamo quali sono i dati in Umbria. Restaurata all'opera di Donatello, Madonna di Citerna, presentata oggi a Perugia. Benvenuti all'appuntamento con l'informazione da TEF Channel News. Avete sentito dai titoli, apriamo le nostre pagine con una informazione giudiziaria. Per incompetenza territoriale, il Tribunale di Perugia ha deciso di trasferire il processo per gli appalti per i grandi eventi da Perugia a Roma. E il servizio d'apertura è firmato per noi da Elena Ballarani. Passa da Perugia a Roma il processo per gli appalti per i grandi eventi. Lo ha deciso il Tribunale del capoluogo umbro accogliendo l'eccezione di incompetenza territoriale presentata dai difensori degli imputati. Il Tribunale ha inviato gli atti del processo al PM di Roma. La decisione è stata presa dal Collegio al termine di una Camera di Consiglio durata circa 3 ore e mezza. I motivi della decisione saranno depositati entro 30 giorni. A Perugia rimane solo uno dei capi di imputazione contestati. Riguarda Diego Anemone, Angelo Balducci, Giuseppe Messina e Edgardo Azzopardi, accusati di rivelazione di segreto d'ufficio in relazione ad alcune notizie ricevute, secondo l'accusa, dall'ex procuratore aggiunto di Roma, Achille Toro. Un'organizzazione cinese dedita ad evadere il fisco è stata scoperta dagli uomini della tenenza di Città di Castello della Guardia di Finanza. I particolari nel servizio. Un appartamento, due opifici e un conto corrente di 400.000 euro fanno parte del sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente effettuato a carico di un'organizzazione che fa capo a cittadini cinesi finalizzata ad evadere il fisco, dopo una complessa attività di indagine durata oltre un anno svolta dai finanzieri di Città di Castello. Lo stratagemma utilizzato dall'organizzazione era quello di costituire ditte individuali operanti nel settore tessile della camiceria e maglieria griffata intestate a soggetti dipendenti che fungevano da prestanome, i quali dopo poco tempo, generalmente nel giro di 2 anni, si rendevano irreperibili omettendo di versare le imposte dirette e l'IVA nonché i contributi previdenziali e assistenziali. È stato accertato che si trattava di dipendenti assoldati per tale scopo, dal vero autore della frode, anch'esso soggetto di etnia cinese, che teneva sistematicamente i rapporti con i fornitori e i clienti e in pochi anni aveva accumulato indebitamente ed esentasse ingenti risorse finanziarie, destinandole in parte ad acquisti immobiliari, avvalendosi di un altro insospettabile prestanome, anch'egli cinese, al quale ne aveva intestato la proprietà. Gli accertamenti eseguiti, anche a base della documentazione bancaria, hanno consentito di ricostruire i flussi finanziari e individuare l'effettivo artefice della frode fiscale che ha dirottato sul complice immobiliarista gli ingenti versamenti di denaro opportunamente trasformati in assegni circolari, utilizzati per gli acquisti dell'appartamento e dei capannoni. Gli impatti del cambiamento climatico sulla disponibilità di risorse idriche e sugli eventi alluvionali sono stati al centro di un convegno oggi a Perugia. Vediamo. L'anno 2012, e non è ancora terminato, può essere preso a emblema dei cambiamenti climatici in atto per il susseguirsi di fenomeni estremi. Dalle abbondanti nevicate di febbraio, alla impietosa e prolungata siccità estiva, alle eccezionali alluvioni di novembre. L'alternarsi di tali periodi provoca profondi impatti sia sull'approvvigionamento idrico per scopi idropotabili o irrigui, sia sulla capacità di prevenire o comunque fronteggiare allagamenti, smottamenti e comunque rischi per la sicurezza della popolazione. Temi di stringente attualità al centro del convegno odierno promosso dalla Regione Umbria a Palazzo Donini sul cambiamento climatico e i suoi impatti sulla disponibilità idrica e sugli eventi alluvionali. L'obiettivo del nostro convegno, di questa iniziativa fatta con esperti autorevoli di livello nazionale, sia proprio quella di capire se la programmazione
della Regione dell'Umbria per quel che riguarda la tutela e la disponibilità della risorsa idrica e la pianificazione degli interventi che stiamo facendo sul territorio per quel che riguarda anche la difesa idraulica sono coerenti con l'andamento climatico che interesserà l'Umbria nei prossimi anni dentro un contesto di cambiamento climatico che oramai è chiaro a tutti e sta interessando non solo chiaramente la nostra regione, il nostro paese, ma tutto il pianeta. E quindi da questo punto di vista è molto interessante che noi ci diamo questo strumento di conoscenza per aggiustare la nostra programmazione in merito. Fondamentale è l'apporto al convegno dei tecnici della Regione e del CNR, incaricati di monitorare temperature e piovosità su aree campione per individuare le criticità del territorio regionale e predisporre interventi adeguati. Paolo Pianigiani, TEF Channel News, Perugia. E per approfondire queste tematiche sentiamo subito l'opinione di Tommaso Mora Marco del CNR IRPI, Istituto Ricerca Protezione Idrogeologica. In realtà quello che noi facciamo è osservare i dati meteorologici, i due indicatori principali che tengono conto di quello che è l'evoluzione del clima, che sono la temperatura e la precipitazione. A livello climatico regionale, ma questo a livello nazionale e poi anche attraverso tutti i paesi mondiali, vediamo appunto un trend positivo delle temperature e un trend negativo invece delle precipitazioni, quindi una diminuzione delle precipitazioni e un incremento delle temperature, che porta ad alterare i cicli idrologici e quindi questo comporta una variazione di tutti quelli che sono i deflussi dei bacini idrografici. Ne è un esempio l'inondazione del fiume Paglia, dove abbiamo visto appunto livelli idrici che sono arrivati a tempi di ritorno della 200ennale con portate elevatissime. Tutto ciò è legato a una variazione climatica a seguito dell'effetto antropico, però non dimentichiamo il fatto che spesso confondiamo l'aspetto climatico con quello che è il dissesto idrogeologico dovuto a un intervento di urbanizzazione non regolata e dovuto ad realizzare sviluppi territoriali che ovviamente vanno in una direzione contro l'impatto climatico, diciamo, che portano essenzialmente a fenomeni catastrofici. E la pioggia insistente torna a far tremare le aree dell'Umbria intorno ai corsi d'acqua dell'Orvietano Pievese e del Marcianese. I fiumi vengono costantemente monitorati. A lanciare l'allerta meteo è il Centro Funzionale della Protezione Civile della Regione Umbria, che alle ore 14:13 di oggi ha emesso un avviso di criticità idraulica elevata per l'Orvietano Pievese e per il Marcianese e criticità moderata per tutto il resto della regione. La criticità sarà valida fino alla mezzanotte di domani, giovedì. Ed ora parliamo della giornata mondiale di lotta contro l'HIV. Si svolgerà il prossimo 1° dicembre e sentiamo da Elena Ballarani quali sono i dati della nostra regione. Nonostante se ne parli sempre meno, le statistiche dimostrano che l'AIDS è ancora molto diffuso. Di AIDS si muore di meno, ma i casi di contagio da HIV crescono ogni anno. Nel 2012, dato aggiornato a novembre, la clinica malattie infettive dell'azienda ospedaliera di Perugia ha diagnosticato 53 nuovi casi di HIV. Per questo anche quest'anno, in occasione della giornata mondiale contro l'AIDS, torna al centro dell'attenzione l'importanza di una diagnosi precoce e a monte di una maggiore attenzione alle pratiche di prevenzione. Sabato prossimo, 1° dicembre, tutti i farmacisti dell'Umbria, indossando il classico fiocchetto rosso, ricorderanno che non bisogna abbassare la guardia. Cerchiamo di fare informazione e soprattutto far arrivare questo messaggio che non è più solo del mondo della tossicodipendenza o dei giovani e che quindi magari veicolando attraverso le scuole. Il problema dell'AIDS si è spostato a fasce d'età più alte, quindi abbiamo i cinquantenni che purtroppo si ammalano. Ora i nostri utenti in farmacia spesso sono frettolosi, arrivano di corsa, ma noi negli shopper della farmacia metteremo dei volantini opportunamente fatti dall'AIDS dove si farà informazione.
550 circa sono i casi totali di AIDS diagnosticati dal 1999 ad oggi in Umbria, 750 i pazienti HIV positivi nella clinica di Perugia, di cui il 67% maschi di età compresa tra i 35 e i 45 anni, il 32% femmine tra i 26 e i 35 anni. Il 72% assume una terapia antiretrovirale. In aumento in Umbria anche il caso di cancro all'ano. A Perugia da circa un anno presso l'ambulatorio di malattie a trasmissione sessuale è attivo un programma di pap test anale delle popolazioni ad alto rischio. La LAIZ dell'Umbria ha donato all'azienda ospedaliera di Perugia un proctoscopio che permette una diagnostica più puntuale e dettagliata delle lesioni anali. Elena Ballarani, TAV Channel News, Perugia. A questo proposito l'opinione del professor Franco Baldelli, direttore della clinica di malattie infettive del Santa Maria della Misericordia di Perugia, che interviene sugli ultimi dati dell'HIV, i progressi delle cure antiretrovirali e l'importanza della prevenzione. Senta, passano gli anni e non cambia la situazione, questa è la realtà, cioè a dire nel corso degli anni abbiamo assistito ad un incremento delle nuove infezioni da HIV e l'anno scorso c'è stato un 73-75% di casi in più nuovi casi di infezione rispetto all'anno precedente. Quest'anno siamo già a livello dei casi dell'anno scorso e ancora abbiamo un dodicesimo dell'anno naturalmente per superare il numero degli anni scorsi, per cui il problema in ogni caso non è cambiato. Allora, a livello di cure è cambiato qualcosa negli ultimi anni? È cambiato dal 1995 con la triplice terapia antiretrovirale, naturalmente è cambiato il percorso dei pazienti perché oggi come oggi la sopravvivenza dei pazienti è al 90% garantita. Nel corso degli ultimi anni i farmaci sono diventati non tanto più potenti ma quanto meno tossici indubbiamente e pertanto più utilizzabili dai pazienti in maniera tranquilla e sicura. Questo sicuramente dei vantaggi ci sono stati. Oggi come oggi, però da due anni, tre anni a questa parte, fondamentalmente siamo a una situazione che diventa difficilmente migliorabile, perché il 90% più o meno dei pazienti che iniziano un trattamento antiretrovirale nel giro di sei mesi hanno una infezione completamente controllata. Il Comando regionale della Guardia di Finanza ha presentato il progetto di comunicazione istituzionale Educazione alla legalità economica rivolto agli studenti. Il testimonial Rosario Fiorello e la mascotte Finzi. Elena Ballarani. Parlare di legalità ai più piccoli non è semplice, ma può diventare facile e anche divertente se si usano gli strumenti più efficaci per raggiungere e stimolare la loro attenzione, come un fumetto o un cartone animato. E così hanno preso vita le avventure di Finzi, il finanziere di Nuova Generazione, una pubblicazione voluta dal Comando Generale del Corpo della Guardia di Finanza e divenuto in poco tempo punto di forza delle iniziative di educazione alla legalità destinate agli alunni delle scuole primarie. Per gli studenti più grandi, la Guardia di Finanza e il MIUR hanno privilegiato l'approccio comunicativo multimediale, realizzando due DVD. Il progetto nasce da lontano. Nel 2010 abbiamo preso contatti con il Ministero dell'Istruzione. Questi contatti ci hanno consentito di stipulare nell'ottobre dell'anno scorso un importante protocollo d'intesa che vede finalmente la propria concretezza quest'anno. Saremo presenti in tutte le scuole, nelle scuole primarie e nelle scuole secondarie, per pubblicizzare, passatemi il termine, la cultura della legalità. Gli interventi del corpo si inseriscono nella materia della cittadinanza e Costituzione e non è un caso, perché quello che noi vorremmo poter trasmettere ai nostri ragazzi è proprio il valore della responsabilità che deriva dall'acquisizione della cittadinanza.
Il Comando regionale dell'Umbria ha già avviato i primi contatti con gli uffici scolastici provinciali di Perugia Terni per concordare il calendario e gli istituti dove si terranno gli incontri per l'anno scolastico 2012-2013, ai quali è anche abbinato il concorso Insieme per la legalità, che si propone di creare occasioni di confronto e riflessione attraverso una gara di opere grafico-pittoriche e produzioni videofotografiche inerenti il tema della legalità. Elena Ballarani, TAF Channel News, Perugia. E mentre si avvicina il giorno del compleanno di Fabrizio Catalano, il ragazzo di Collegno scomparso ad Assisi nel luglio 2005, il padre rilancia l'appello affinché non si smetta di cercarlo. Si avvicina il compleanno di Fabrizio, l'ottavo compleanno senza sue notizie. Non lasciate che su di lui cali il sipario, non lasciatelo scomparire. C'è tutto il dolore straziante di un padre nelle parole che Ezio Catalano scrive e invia alle redazioni giornalistiche per rilanciare un appello accorato affinché non si smetta di cercarlo. Il giovane Fabrizio, originario di Collegno in provincia di Torino, si trovava ad Assisi per frequentare il secondo anno di musicoterapia. Il 21 luglio del 2005, aveva 19 anni, scomparve nel nulla e da allora non si ebbero più notizie di lui. Sul sentiero francescano della pace Assisi Gubbio, dopo pochi giorni, fu ritrovata la sua giacca con tutti i suoi effetti personali e dopo 7 mesi la sua chitarra, ma di lui nulla. Caro direttore, caro giornale e redazione, scrive ancora il padre, mio figlio Fabrizio è scomparso. L'eco di questa parola rimbomba nella mia mente costantemente. Qualcuno deve averlo visto, qualcuno deve averlo accolto, qualcuno sa. E si sofferma sul fascicolo che è stato, dice, archiviato, dimenticato. Ma mio figlio non può essersi dissolto, vaporizzato. E il papà rilancia dunque l'appello. Noi aspettiamo senza resa un messaggio che possa dare pace al nostro cuore, una parola che ci rassicuri che lui stia bene, anche in forma anonima, attraverso il sito www.fabriziocatalano.it. E parliamo dell'invecchiamento attivo, tema di un'iniziativa dei sindacati dei pensionati CGIL, CISL, UIL. Si è parlato delle sfide ma anche delle opportunità appunto dell'invecchiamento attivo, vediamo. I singoli paesi sono chiamati... Risale ad appena 2 mesi fa il varo della legge regionale numero 14 sull'invecchiamento attivo, approvata a Palazzo Cesaroni al termine di un ampio confronto con le forze sindacali e sociali, per promuovere anche in Umbria le attività più diverse, dal volontariato alla cultura, dallo sport alla tutela della salute, da parte dei pensionati e più in generale degli anziani. Di questi temi si è parlato oggi nel corso dell'iniziativa dei sindacati confederali dei pensionati, CGIL, CISL e UIL, sull'invecchiamento attivo scelto dalla Comunità Europea a tema dell'anno. Per l'assessore regionale alle politiche sociali, Carla Casciari, un'opportunità per testare direttamente il gradimento del provvedimento appena varato e le possibilità operative concrete e recepire inoltre suggerimenti e stimoli, anche sotto il profilo della solidarietà tra le generazioni. La Regione Umbria non ha voluto solo celebrare l'anno europeo dell'invecchiamento attivo, ma da qui partirà e si consoliderà un percorso che è già stato nella politica regionale, cioè quella di considerare l'anziano una risorsa. Siamo la seconda regione che ha una legge regionale proprio a tutela dell'invecchiamento attivo. Credo che considerare i nostri anziani una risorsa non solo in termini lavorativi, ma forse ancora di più per quella coesione sociale e quella coesione intergenerazionale che è mancata, quindi riprendere anche il loro sapere, le loro ricchezze, i loro mestieri per essere un punto di riferimento per i giovani e viceversa anche uno stimolo per gli anziani a stare vicino ai nostri giovani e da loro apprendere invece quello che la società moderna invece può magari per loro essere una limitazione. E su questo tema l'opinione è quella di Romano Bellissima, segretario nazionale del sindacato UILP-UIL.
Beh, per noi l'invecchiamento attivo, mi complimento con la Regione Umbria che ha emanato una legge prettamente per le cose che diceva l'assessore, ma per noi è fondamentale però che l'invecchiamento attivo non venga utilizzato, ognuno la tira a modo proprio, cioè perché principalmente la Comunità Europea l'ha utilizzata per aumentare l'età pensionabile, cioè l'invecchiamento attivo si intende allungare l'età di lavoro, cosa invece per noi l'invecchiamento attivo è innanzitutto per tutto l'arco della vita deve essere curato la persona, anche d'anziano, ma principalmente cambiare un welfare europeo e italiano affinché lo Stato sociale cambi e tenga conto che l'Italia e l'Europa sta invecchiando, pertanto bisogna superare questo concetto che più si invecchia più si diventa un peso per i singoli stati, cosa che invece per noi i pensionati sono la risorsa, la storia e possono ancora dare molto, si devono sentire cittadini attivi oltre che invecchiamento attivo, e per far questo bisogna cambiare anche la logica, cioè creare uno stato sociale europeo e italiano che inglobi tutto, giovane, anziano, non autosufficiente, e pertanto fare tutto ciò che occorre per far star bene i cittadini e far sentire i nostri pensionati ancora cittadini, ed ecco perché è una cosa più a carattere generale e che deve tener conto poi nel nostro paese che 7 milioni di pensionati vivono al di sotto dei 1000 euro e che il 17% dei pensionati vivono al di sotto dei 500 euro. Parliamo ora di un prodotto di cui si fa ovviamente un gran parlare in questo periodo, si tratta del tartufo, oggetto di una pubblicazione a cura della Camera di Commercio di Perugia. Ce ne parla Elena Ballarani. Il tartufo è mito e leggenda, rarità e mistero, prodotto straordinario della terra che ha scelto, perché in fondo è il tartufo che seleziona il terreno in cui nascere, la terra umbra per esprimersi in tutte le sue forme. Da questa originale ed affascinante definizione di uno dei prodotti principe della terra umbra nasce il volume Di quale tartufo sei? Black and White, guida al tartufo, con ricette e consigli per conoscerlo e cucinarlo. La pubblicazione è a cura della Camera di Commercio di Perugia, che ha scelto da anni di puntare sul tartufo e sulla sua filiera per promuovere e valorizzare i territori a più alta vocazione tartuficola, come Cascia, Citerna, Città di Castello, Gubbio, Norcia, Pietralunga, Scheggino e Valtopina e con essi il resto della regione. Dopo la prima uscita del volume, che lo scorso anno è stata incentrata sugli eventi promozionali e le manifestazioni legate al tartufo umbro, la seconda vuole essere un'esaltazione pura del tubero cavato in Umbria, di cui si descrivono le caratteristiche delle diverse tipologie, le modalità di raccolta, pulitura e conservazione, le indicazioni per l'acquisto e i consigli gastronomici per la sua valorizzazione in cucina, ricette semplici rese speciali dal tartufo e alla portata di tutte le cucine, anche quella di casa nostra. Cercheremo di fare la terza edizione il prossimo anno e credo che parlare nel mondo del tartufo si potrebbero stare dei mesi e degli anni per la storia che c'ha, per quanto riguarda la raccolta del tartufo e che poi che arriva come prodotto sui piatti di tutto il mondo. Siamo alla pagina finanziaria e vediamo allora subito da Elena Ballarani come sono andate oggi le borse. Chiusura al rialzo per le borse del vecchio continente, solo Piazza Affari chiude in rosso perdendo lo 0,17%. Vediamo nel dettaglio le altre chiusure del vecchio continente, il DAX di Francoforte più 0,15%, l'FT di Londra più 0,06%, il CAC di Parigi più 0,37%, tuttora operative le borse americane mentre trasmettiamo la nostra diretta delle ore 19, il Dow Jones di New York segna al momento più 0,10%, il Nasdaq invece è in ribasso dello 0,02%. Lo spread tra BTP e Bund tedeschi si attesta oggi a 321,68 punti base con una variazione percentuale rispetto a ieri del meno 2,81. È stata restaurata l'opera di Donatello, Madonna di Citerna. Oggi la presentazione a Perugia. Per noi Valentina Baldoni.
Rientra a Citerna la Madonna di Donatello, opera in terracotta proveniente dalla chiesa di San Francesco, che era stata trasferita per il restauro all'opificio delle Pietre Dure di Firenze. La piccola scultura, alta 114 cm e del peso di 58 kg circa, era probabilmente destinata ad ambienti di culto ecclesiastici oppure alla devozione religiosa familiare all'interno di case patrizie. Rimasta per lungo tempo in disparte, è stata riscoperta quasi per caso nel 2001. Da una studentessa che faceva dei rilievi su delle Madonne in terracotta del 4-500, poi trovandosi di fronte a questa statua si rese subito conto dello straordinario valore e fece un primo tentativo di attribuzione. Dopodiché questo è stato confermato anche dall'Università degli Studi di Perugia, fra l'altro il professor Gentilini sarà presente anche al nostro convegno di apertura venerdì 30 novembre e poi definitivamente confermata attribuzione quindi a Donatello Giovane anche dai, diciamo dalle restauratrici dell'opificio delle Pietre Dure di Firenze. Il restauro ha inoltre appurato che la scultura non è una copia ricavata da uno stampo, ma modellata direttamente da un blocco di argilla tutto tondo, che confermerebbe la mano di Donatello. La Madonna tornerà definitivamente nella chiesa di San Francesco a Citerna il 30 novembre prossimo. Ci sarà un convegno in cui si parlerà di tutti gli aspetti anche del restauro dell'opera stessa. Mentre il giorno successivo, cioè sabato 1 dicembre, parleremo dell'opera di restauro proprio della chiesa di San Francesco, dove viene ricollocata questa statua. Ma Citerna aspetta anche il ritorno di un'altra Madonna rinascimentale con bambino, quella scoperta nel 2005 all'interno della chiesa di San Michele e attribuita a Luca Della Robbia il Giovane. Individuata dalle restauratrici dell'opificio delle Pietre Dure di Firenze, l'opera in terracotta invetriata e policroma è stata restaurata e verrà ricollocata nella chiesa di San Francesco. Le due opere sono il punto di partenza di un itinerario dedicato alle Madonne rinascimentali nell'Alta Val Tiberina, che comprende la Madonna del Parto di Piero della Francesca di Monterchi e la Madonna con Bambino di Jacopo della Quercia al Museo Taglieschi di Anghiari. Valentina Baldoni, TEF Channel News, Perugia. Dopo il rientro dal ritiro di Rocca Porena di Cascia, ripresa delle preparazioni per il Perugia Calcio in vista del match di domenica prossima contro il Sorrento. Tutti gli allenamenti fino alla partenza per la terra campana, in programma sabato prossimo, saranno svolti sul campo sintetico dell'antistadio Curi. Domani pomeriggio, inoltre, sarà disputato un amichevole con gli allievi nazionali biancorossi. Ed ora parliamo di Ternana. L'infermeria rosso-verde è affollatissima. Per il mister toscano, seri problemi per allestire la formazione in vista della trasferta di Varese. L'infermeria rosso-verde è praticamente al completo. Alla lunga lista degli indisponibili si è aggiunto infatti anche Maurizio Lauro, colpito da una lombalgia acuta che gli impedisce ogni movimento. Uno stop dai contorni ancora incerti perché salterà la trasferta a Varese e poi si potrà stabilire la data del suo rientro. Ricordiamo che Massimo Gotti e Fabio Pisacane sono fuori rosa per infortuni al legamento crociato del ginocchio, stesso malanno che ha colpito poi Biagio Meccariello, che era stato chiamato a sostituire proprio Pisacane. Successivamente è toccato a Guido Di Deo, fermatosi per un problema all'anca con lesione muscolare e rientrerà soltanto dopo la sosta di gennaio. E ancora, durante Ternana-Sassuolo, è uscito dal campo Salvatore Ferraro per un infortunio al ginocchio al legamento collaterale. Ma nonostante il lungo elenco degli infortunati, la squadra di Mimmo Toscano tiene duro, impegnata com'è a raccogliere punti ovunque per arrivare alla sosta di gennaio con sufficiente tranquillità in classifica. E con lo sport è tutto per questa edizione, grazie per averci seguito, l'appuntamento alle prossime edizioni e buon proseguimento con i nostri programmi. C'è
C'è la legge delega sulle pene alternative al carcere nell'aula della Camera. Il testo del ministro Paola Severino prevede i domiciliari presso l'abitazione o in un luogo di cura e di assistenza per tutti i delitti puniti con la reclusione massima di 4 anni. Un provvedimento che scontenta molti, spacca il PDL e soprattutto provoca la reazione della Lega Nord. Sentiamo prima il leader dell'Italia dei Valori, Antonio Di Pietro, poi Angela Napoli di Future Libertà e leghisti Cavallotto e Molteni. Non è risolvendola con mettendo fuori quel che devono stare in carcere, perché così prevede la legge, che noi ricreiamo lo Stato di diritto. Noi creiamo soltanto una grande possibilità.